Sono due, Gianluca Iacovacci, 29 anni, e Adriano Antonacci, 26, rispettivamente di Frascati e Genzano di Roma, gli anarchici arrestati dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale appartenenti alla struttura eversiva Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale. Secondo le indagini, i due sono ritenuti responsabili di numerosi attentati e danneggiamenti compiuti tra il 2010 e il 2013 ai danni di istituti di credito, esercizi commerciali e sedi locali di Enel ed Eni. Mario Parente, comandante del ROS. Si tratta in questo caso di due giovani, un 29enne e un 26enne, entrambi incensurati senza alcun precedente specifico, che hanno portato avanti le loro azioni in quello che è un percorso ideologico ricorrente per quanto attiene all'anarco-insurrezionalismo, cioè soggetti. Singoli individui, singoli gruppi che operano su base orizzontale senza un centro decisionale e quindi in grado di poter scegliere gli obiettivi, le modalità con cui portare a compimento le azioni. Grazie alla prova del DNA è stato possibile accertare la compatibilità di Iacovacci con il profilo genotipico rinvenuto sugli ordigni usati negli attentati di Frascati il 19 luglio 2012 alla BNL e all'Unicredit e sull'ordigno inesploso rinvenuto in occasione del fallito attentato dell'11 dicembre alla filiale della Banca del Credito Cooperativo Toniolo di Genzano. Sotto il profilo ideologico, i due indagati si inquadrano nell'area della FAI lanciata nel 2010 dalla cospirazione delle cellule di fuoco, che ha portato negli ultimi anni al compimento di numerosi attentati in Italia e all'estero. Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto. Come organizzazione anarchica informale e internazionale sostanzialmente, e non ha un programma, una struttura rigorosa, dà un messaggio, cioè stimola, diciamo, delle cellule locali che ovviamente non sono neanche conosciute dagli stessi aderenti, perché ciascuna fa una sorta di franchising spontaneista alla FAI. Perché ciascuna possa calare questo messaggio eversivo nel proprio ambiente, possa immaginare nel proprio ambiente quali sono gli obiettivi migliori da colpire per ottenere il consenso, segnare la propria presenza e procedere oltre nella contestazione allo Stato. Un'ultima